Il progetto degli archivi del comune è un progetto che ha lanciato il Museo Reina Sofia per tentare un po' di recuperare quei pezzi, in tanti casi molto importanti, di un'esperienza collettiva che in questi ultimi anni, decenni, si sta perdendo per una doppia via. La prima perché sono materiali di arte minore, ma no, meno importante, no, meno massivo, è arte politico, è arte dei gruppi subalterni, espressioni artistiche di diversi gruppi, classi, esperienze sociali, politiche, economiche, artistiche, che stanno essendo privatizzati perché il mercato compra questi materiali documentari che sono molto, molto domandati, soprattutto per le grandi università americane, nel caso dell'America Latina, per i grandi collezionisti dagli ultimi anni, che hanno messo in valore, per questa finanziarizzazione dell'economia, hanno messo in valore questi materiali che in qualche modo non avevano ricevuto l'interesse che hanno in questi ultimi tempi, e questa ondata molto molto forte di privatizzazione sostrae all'uso pubblico, all'uso comune, questi materiali che appartengono a un'esperienza collettiva, storica, popolare molto molto importante. L'altra via di spreco di questo materiale è l'oblio, materiale che veramente nessuno riesce a curare perché sono molto, molto voluminosi, o sono molto, molto ampi i cataloghi di questi materiali, di queste esperienze, o alla fin fine questo oblio è risolto tramite l'intervento dello Stato, che lo fa pubblico, ma in condizione che non possono garantire l'uso comune di questa ricchezza. È un po' l'intenzione del museo è tentare di mediare in questo campo di conflittività per creare questa nuova istituzionalità del comune intorno precisamente dell'archivio del comune. Questo vuol dire che si può produrre questa alleanza fra queste istituzioni pubbliche che vogliono creare questa nuova pratica istituente, insieme ai gruppi, gli artisti, i collettivi che hanno prodotto questo materiale, e tenendo in conto che bisogna garantire la qualità della conservazione, la qualità del lavoro delle persone che investono la sua energia in fare questo lavoro di archivio, e che senza questo aiuto veramente la cosa si complica molto, diventa molto difficile per questo doppio accercamento, possiamo dire, dello Stato e del mercato, il concorso di queste istituzioni pubbliche che vogliono produrre questa istituzionalità del comune fa possibile creare questo archivio, che non sarà gestito come una merce privata, non sarà gestito come un bene unicamente pubblico sommesso alla pratica amministrativa burocratica, ma sarà gestito come precisamente questo bene comune che è la memoria di questa esperienza collettiva. Il Museo Reina Sofia l'ha fatto con l'America Latina, proteggendo soprattutto le collezioni di arte politico degli anni 60-70, tentando di sostrarre questi archivi, questa tutta esperienza della memoria, in quello caso praticamente all'espolio per i grandi collezionisti pubblici o privati degli Stati Uniti. E quindi ha creato questa rete di conflittualismo del Sur per dare a ricercatori, ricercatrici, gruppi, artisti questa possibilità di autogestire questi archivi, che non escono di questi paesi, che non escono delle sue comunità, e che permettono questo uso veramente molto più democratico. Sostrarre questo materiale di quella sfera culturale, politica, socio-economica, nazionale che gli ha prodotto, suppone contribuire anche a produrre questo nuovo immaginario politico, contribuisce anche a questa conservazione, pensando nel futuro, della memoria politica e storica, che sarà un po' o è un po' di fatto il punto di partenza per le nuove lotte, per la nuova andata politica che si sta sviluppando nell'America Latina durante questi ultimi anni, e che veramente è molto importante per pensare in questa nuova sfera politica, in questa nuova immaginazione politica, e ovviamente in questi nuovi
cicli di antagonismo e di mobilizzazione sociale. Da questo punto di vista l'archivio non è soltanto un meccanismo statico per conservare il passato, ma è un meccanismo di produzione attiva di memoria per organizzare le lotte e la politica del futuro.